Se hai acquistato dei dispositivi eco, sicuramente li utilizzerai la maggior parte delle volte per delle funzioni basi tipo chiedere di accendere e spegnere una luce, che ore sono, il meteo e tutte cose abbastanza basilari. In questo video vi farò vedere 7 funzioni che notoriamente non vengono tanto utilizzate da tutti gli utenti. Quindi speriamo con questo video di poter ampliare l'utilizzo di questo prodotto e che non rientri in una cosa abbastanza banale fino a usarlo poco o ad accantonarlo perché si rende abbastanza banale come cosa e quindi magari si accantona e si mette in un cassetto. Prima di questo vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel mi piace, in modo tale da poter supportare il video e che l'algoritmo di YouTube ci faccia entrare anche un po' più su nelle visualizzazioni. Partiamo subito con la prima funzione. La prima funzione riguarda appunto l'eco. Avete notato che magari chiedendo di ripetere una parolaccia alla nostra assistente vocale, questa si rifiuti semplicemente perché non va a ripetere determinate cose o comunque non vi dà una risposta. C'è la possibilità di personalizzare le risposte semplicemente creando una routine. Entriamo nell'app Alexa, in basso a destra altro, routine, il più in alto a destra, clicchiamo su nuova routine, mettiamo un nome fittizio, tanto serve solamente come indicazione, in questo caso mettiamo ciao bello, facciamo avanti. Quando questo accade, voce, adesso qui mettiamo la frase che dovremo dire noi al nostro assistente vocale non appena per poterla attivare, quindi come mi trovi oggi, ad esempio. È proprio una frase semplificativa. Avanti. E poi qui clicchiamo aggiungi in azione. Ancora Alexa dice. E in questo caso mettiamo personalizzazione ed impostiamo la risposta ti trovo bene. Ti trovo molto bene. Cerchiamo di essere ottimisti, dai. Fatto questo clicchiamo su avanti. Ancora avanti e facciamo salva in alto a destra. Come mi trovi oggi? Ti trovo molto bene. Questa è una cosa carina che vedo fare a parecchi utenti su altre piattaforme e la utilizzano per dare delle risposte che magari poi uno ci crede. Ad esempio, l'altro ieri avevo visto un ragazzo che diceva quando ci sarà la terza guerra mondiale e il dispositivo vocale rispondeva una data precisa, un orario preciso. Avete poi la possibilità di trasformare il vostro eco come altoparlante per la vostra TV. Quante volte vi capita di guardare un film e la parte audio non viene sentita benissimo? Magari la musica è molto alta, quindi chi vi è intorno vi chiede di abbassare, ma il parlato risulta molto basso. Beh, come si può fare? Eco vi può arrivare in soccorso. Basterà attivare il Bluetooth e chiedere di fare una ricerca, naturalmente dopo aver attivato anche il Bluetooth sul televisore, e far sì che Echo trovi il vostro televisore. Dopodiché entrate nel menu del vostro televisore, selezionate Echo come fonte e le accoppiate. Una volta fatto questo, entrerete sempre nella parte del menu audio del vostro televisore e gli direte che invece di far uscire l'audio normalmente volete che esca tramite quella fonte che andrete a selezionare, quindi il vostro eco. E a questo punto la parte audio, quindi potete metterlo anche vicino al divano, sarà sicuramente migliore. C'è la possibilità poi, questa è un po' più conosciuta, di impostare o modificare una routine. Vi ricordo che le routine hanno la possibilità di impostare un'azione o di farla ripetere più volte, per settimane, mesi, in modo tale che non dobbiate voi dire a voce quotidianamente di fare quell'azione. Tutto quello che dovete fare è entrare nell'app del nostro assistente vocale. Vi basterà cliccare in basso a destra le tre lineette con la scritta altro. Poi cliccate su Routine, il più in alto a destra, e da lì poi andate a divertirvi perché vi guiderà passo passo. C'è la possibilità appunto di andare a scegliere il nome della routine, che è un nome fittizio che mettete, ma non ha importanza ai fini della riuscita dell'operazione. Quando questo accade? Quando questo accade è voi dite una determinata cosa al vostro assistente, oppure la temperatura interna della casa collegata ad un termostato che è collegato alla caldaia scende sotto una certa soglia, farà partire automaticamente la caldaia. Tante tante cose che si possono creare utilizzando questo sistema. L'altra voce poi da andare a impostare è aggiungi un'azione, quindi gli direte che quando accade questa cosa di conseguenza ci sarà questa. E tutte queste azioni, veramente vi potete sbizzarrire,
fanno sì che abbiate degli automatismi quotidianamente. Altra cosa, in tanti non sanno che i nostri eco possono essere utilizzati anche in auto, basterà collegare il cavo di alimentazione direttamente con l'USB all'auto e utilizzare il cellulare come hotspot. Dopodiché si abbinerà il Bluetooth per poter avere anche la parte audio utilizzando le casse della macchina. Ma se non volete fare tutto questo, sul mercato c'è Eco Auto, che è un dispositivo che vi consente di fare tutto quello che fate con i vostri eco in casa direttamente nella vostra auto. Quello che esiste attualmente ha la possibilità di essere collegato tramite un adattatore alla griglia della vostra auto, utilizza il Bluetooth della vostra auto, utilizza i dati del cellulare per potersi connettere, quindi ad esempio se avete un dispositivo che vi apre il cancello, oppure prima di tornare a casa in inverno volete che venga accesa l'aria condizionata o il riscaldamento, potete dare lo stesso comando direttamente dall'auto. Abbiamo poi la possibilità di Alexa Cast su altri dispositivi. Che cos'è Alexa Cast? È una funzione, è un protocollo di trasmissione wireless, quindi se noi per esempio siamo in macchina, stiamo ascoltando una canzone, arriviamo a casa e vogliamo continuare l'ascolto di questa musica, abbiamo la possibilità di attivare questa funzione di Alexa Cast e avere la possibilità di continuare l'ascolto su un dispositivo Echo già presente in casa. Come fare? Naturalmente dall'app Amazon Music, perché così perlomeno sono collegate. Entrate nell'applicazione, scegliete la playlist che vi piace, che stavate ascoltando in quel momento, e poi cliccate sulla funzione Cast che trovi nella parte in basso a destra. A questo punto ti chiederà di selezionare un dispositivo Echo dal quale vuoi far continuare a riprodurre la musica, e a questo punto la musica verrà riprodotta dal dispositivo che avete selezionato. Altra cosa che viene sottovalutata spesso è creare una lista di cose da fare. Quante volte può capitare che abbiamo mille impegni, magari se avete anche figli o per il lavoro o per tante altre cose, ci dimentichiamo di annotarci da qualche parte o magari il post-it che avevamo sul quale avevamo preso nota lo abbiamo perso. Beh, non c'è problema, il nostro assistente vocale, dicendo di voler creare una nuova lista di cose da fare, possiamo dare tutta una serie di informazioni che avremo sempre lì a nostra disposizione. Può essere ripetuta vocalmente dal nostro assistente vocale piuttosto che andare a consultare tramite l'app presente sul nostro cellulare. Vi consiglio di dare sempre un nome alle liste che create, che sia la lista della spesa piuttosto che magari le liste delle cose da fare settimana prossima. Differenziatele in modo tale che anche voi avrete un ordine. L'ultima delle tante funzioni che vi ho presentato adesso è un po' una cosa leggera, la si fa così tanto per ridere, magari in determinate situazioni dove bisogna prendere una decisione, ma né tu né l'altra persona vogliono decidere, naturalmente su cose futili. Stiamo parlando della possibilità di scaricare una skill che si chiama testa o croce. Una volta attivata potete decidere, abbinata a testa o croce, la risposta che vi deve dare. Poi per farla funzionare è semplice. Si dice il nome di attivazione del nostro dispositivo, chiedi a testa o croce di lanciare una moneta e alla fine ti comunicherà il risultato, quindi se è uscita l'una o l'altra cosa. Bene ragazzi, queste erano 7 funzioni che non tutti conoscono, spero di aver illuminato qualcuno, tra virgolette, in modo tale da poter sfruttare sempre di più e sempre al meglio i nostri dispositivi Echo. E come dicevo inizio video, sarebbe un peccato dover accantonare tanti prodotti che hanno delle potenzialità sempre maggiori. Per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!